L'Australia, si sa, è in grado di trasformare qualsiasi animaletto in una bestia di Satana assetata di sangue. Perciò, cosa pensate che sia successo ai suoi grilli? Negli anni 70, nel parco di Coolula, in Australia, si scoprì qualcosa di inaspettato. Un piccolo animaletto talmente obbrobrioso da essersi meritato il nome comune di mostro. Ma facciamo un passo indietro. Se vi dico di pensare ad un ortottero, cioè un grillo o una cavalletta, probabilmente voi vi immaginate un insetto agile, con zampe posteriori robuste adatte a saltare e lunghe ali per volare. Un insetto terricolo, che vive nei prati e mangia le foglie. Magari i più coraggiosi di voi avranno pensato a un grillo talpa. Inoltre vi sarete resi conto che questa è un'introduzione mascherata, ma anche che se vi sto dicendo questo probabilmente ora capovolgerò tutto. E in effetti, per essersi meritati il nome di mostri, i cululidi, chiamati così dal nome del luogo in cui sono stati trovati i primi esemplari, sono veramente bizzarri. Alla famiglia Cululide appartiene un solo genere, Culula, il cui aspetto è più o meno questo. Questa, ad esempio, è una femmina di Culula propator. Come potete notare, sono fra gli ortotteri più strani che esistano. Hanno un corpo tozzo e molto grosso, con zampe corte, per nulla adatte al salto, e una testa molto grande. Il loro colore è sempre sul marroncino beige e hanno anche antenne molto corte. Nonostante il loro aspetto mostruoso, questi insetti sono di dimensioni non troppo grandi, infatti rimangono sempre sui 2-3 cm di lunghezza. Presentano un forte dimorfismo sessuale, ciò vuol dire che i maschi sono molto diversi dalle femmine. Infatti questi sono un po' più piccoli, con un corpo più agile e zampe più lunghe. Inoltre sono di colore più scuro, poiché il loro esoscheletro è più indurito. Le femmine sono le vere paccioccone della famiglia, hanno un corpo più tozzo e zampe corte. Inoltre, cosa strana per questo gruppo di insetti, hanno un ovopositore molto corto. Il loro esoscheletro è meno indurito, per questo hanno un colore così pallido, quasi da larva. In effetti, questo aspetto così strano è funzionale allo stile di vita che si sono scelti. Infatti, i Culula sono insetti prettamente fossori, un po' come i grillo talpa, e passano praticamente tutta la loro vita sottoterra. Soltanto i maschi si possono trovare ogni tanto all'esterno, mentre vagano in cerca delle femmine dopo le forti piogge durante la stagione degli accoppiamenti. Le femmine invece sono praticamente incapaci di muoversi all'esterno e i loro occhi sono molto meno sviluppati. Questi insetti sono distribuiti con habitat un po' sparsi in tutta la regione del Queensland. Ad esempio, il Culula zillian è stato trovato anche nelle coltivazioni di canna da zucchero. In generale preferiscono terreni sabbiosi, in cui possono scavare con facilità. Anzi, sarebbe meglio dire nuotare, poiché non lasciano dietro cunicoli. Questi insetti utilizzano quindi quelle zampe corte, tozze e spinate appunto per scavare, e tutta la loro morfologia si è adattata di conseguenza. Pensate che addirittura una parte della bocca, la lacinia, si è adattata appunto per scavare. Sulla biologia di questi animali non si sa molto. Per di più, la maggior parte degli esemplari conosciuti sono maschi, poiché le femmine stanno sempre sottoterra e non escono mai. In questo ambiente i Culula sono dei predatori di altri artropodi, come larve di cicale e di coleotteri. Purtroppo i Culula sono diffusi in tanti piccoli ambienti, poco estesi, e non sono in grado di colonizzarne altri molto facilmente, dato il loro stile di vita. Pertanto sono molto suscettibili ai cambiamenti. Pure l'allevamento in cattività non sembra dare molti frutti, poiché la maggior parte degli esemplari soccombe in poco tempo a causa di acari parassiti. Pertanto, anche dati i recenti avvenimenti, si spera che il futuro di questi mostri sia roseo.